Le immagini che vedete sono state girate a Gaza lo scorso marzo. Per Marco Rodari, in arte il Pimpa, Gaza era la sua seconda casa. Ha vissuto lì per 4 anni con l'unica missione di regalare un po' di allegria a questi bimbi. Aveva creato un gruppo di clown di Gaza che andavano in tutta la striscia per far divertire i bimbi. La guerra ha distrutto tutto. Un clown è morto, un altro, ricoverato all'ospedale sotto assedio al-Shifa, è disperso. Siamo riusciti a collegarci con il clown il Pimpa, che adesso si trova in un campo profughi al confine tra Iraq e Siria. Un clown era rimasto sotto i bombardamenti, ha perso la figlia, la moglie, e poi era stato ricoverato in terapia intensiva, e alle notizie di oggi tutti quelli che erano in terapia intensiva hanno perso la vita, perché non potendo funzionare le macchine, ecco, hanno perso ovviamente tutti la casa. Io non ho più notizie da giovedì. Di tutti loro? Di tutti loro, sì. Marco Rodari è stato premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella per la sua attività di volontariato nelle zone di guerra. In Ucraina, nella regione di Kharkiv, tra missili e sirene antiaeree, giocava con i bambini per farli distrarre. Appena possibile, Marco Rodari, il Pimpa, tornerà a Gaza. Se sarà possibile, ricominceremo da capo. Non ha mai pensato che tanti di quei bimbi non ci sono più? Ecco, forse l'unica amara consolazione è pensare che tutti quei bambini che hanno perso la vita saranno in cielo a vedere il mio spettacolo oggi.